di Riviera 24 e Saint-Raymond a tutti, buonasera. Ci ritroviamo in una giornata in cui di solito non ci vediamo, ma il caso lo richiede. Questa perturbazione che sta arrivando. Vediamola subito. Questa è la situazione per domani intorno all'ora di pranzo. Vedete che il fronte occluso, quello che ci sta interessando adesso, ormai è già nell'Europa del Nord-Est. Abbiamo il fronte caldo qui che sta arrivando e poi subito seguito nel pomeriggio, sera di domani, venerdì, da questo fronte freddo. E questo sarà quello che costituirà il momento in cui pioverà di più, magari e anche più neve per quanto riguarda le nostre montagne. Tutta questa depressione la vedete con minimo qua sulla punta della Bretagna con valore molto basso, 980 e 990 qua sul Golfo del Leone. Quindi è un complesso depressionario, direi, piuttosto intenso. Vediamo la previsione. Io direi che stiamo per passare dal codice verde sulla costa dell'Imperiese e la Costa Azzurra, dal verde passeremo domani mattina al codice di vigilanza meteo giallo per le precipitazioni. Poi vedremo, domani farò un altro appuntamento, vedremo se per la serata di domani occorrerà passare al codice arancio. Poi ve lo dico già, si tornerà al verde per la giornata di sabato e domenica. Però al momento il culmine di questa perturbazione è domani nel tardo pomeriggio, serata, primissime ore di sabato. Vediamo adesso con una previsione di cielo molto nuvoloso, coperto, inizialmente saranno piogge deboli, intermittenti, in alcuni momenti ci sarà uno sgocciolio, in altri no. Domani però piano piano le piogge cominceranno a fare sul serio, fino a diventare, non dico pericolose, ma sostenute, consistenti domani pomeriggio, domani sera e le prime ore di sabato, localmente carattere di rovescio. Neve inizialmente intorno a 850-900 metri, domani in giornata con la rotazione del vento, che poi vedremo il vento. A sud aumenterà di livello, andremo fino ai 1350 metri di quota, quindi costituirà anche un pericolo per il lastrone di ghiaccio, il gelicidio al confine tra noi e il Piemonte. Quindi attenzione anche a questo fenomeno. Vento, inizialmente est-nord-est, anche bello allegro, sostenuto soprattutto durante la notte. Domani in giornata rotazione a sud-sud-ovest ed ecco che un pochino aumenteranno le temperature e la quota neve. Mare inizialmente mosso, molto mosso. Domani pomeriggio, domani sera, mare agitato, onda lunga da sud-sud-ovest che potrà generare localmente mareggiata. Quindi attenzione. Vediamo le meno dolenti note di sabato con ancora qualche precipitazione residua. Poi si arresteranno le precipitazioni e avremo solo nuvole per il resto di sabato. Domenica qualche bella schiarita la vedremo. Mi fermo qui. Grazie a tutti e buonasera.